iniziamo subito con la colazione. Stamattina avevo un po' di tempo e ho deciso di prepararmi un Kia pudding al cioccolato. Mettiamo in una ciotola 3 o 4 cucchiaini di semi di chia e aggiungiamo il latte. Io ho messo quello di riso, ma come sempre potete mettere il latte che preferite. A questo punto mescoliamo bene e lasciamo riposare un pochino. Come vedrete, il composto è diventato bello cremoso. A questo punto vado ad aggiungere il cacao, metto anche il cioccolato fondente fuso, mescolo bene e metto tutto quanto in una ciotolina un po' più carina. Decoro con mezza banana tagliata a fettine, un mix di frutta secca e disidratata, molto molto carino. E la mia colazione è pronta, facilissima, è nutriente, è davvero perfetta perché i semi di chia hanno tantissimi omega 3, hanno tantissime proteine, tante fibre, tanti sali minerali, insomma, hanno davvero tutto e quindi sono proprio l'ideale mangiati la mattina. Io, come vedete, non ho aggiunto altro zucchero perché il latte di riso era già abbastanza dolce e poi anche il cioccolato fondente ha contribuito a rendere tutto quanto più goloso, però se volete potete aggiungere il vostro dolcificante preferito. Per merenda avevo tanta frutta da consumare, quindi ho deciso di fare un estratto con mela, prugne, pera e melograno. Quindi iniziamo subito a sgranare il melograno. Io non sono bravissima, vedo sempre tanti video su internet dove lo fanno in un secondo, io invece faccio sempre un macello. Comunque, una volta fatto il melograno andiamo a pulire l'altra frutta. Io tengo sempre la buccia e tolgo solo il torsolo e i noccioli. Non mi rimane ora che passare tutto quanto nell'estrattore. Questo che ho io è il solito Sana di Ejuicer, con cui mi trovo benissimo, e vi lascio il link del mio modello nella descrizione, insieme magari ad altri video dove vi spieghiamo bene come funziona e tante informazioni utili. Estratto pronto, era squisito, dovete assolutamente provare il mix di questa frutta perché il gusto è speciale, è molto dolce e molto delicato, davvero davvero buono. A proposito, fateci sapere se vi piacerebbe vedere un video dedicato interamente agli estratti con la frutta autunnale, come in questo caso, così lo registriamo subito. E oggi a pranzo mi era venuta voglia di gnocchetti alla zucca, sono davvero buonissimi e li ho semplicemente serviti con un condimento di funghi molto semplice ma molto gustoso. Ho pulito e tagliato le patate e la zucca, le vado quindi a cuocere insieme tutto quanto al vapore e quando saranno pronte setaccio sul tavolo la farina e inizio a schiacciare prima le patate. Do un'impastata veloce con la spatolina e schiaccio poi anche la zucca aggiungendo sale e pepe e torno a mescolare prima con la spatolina e poi a mano. Adesso mettiamo l'uovo e iniziamo a mescolare con la forchetta. Questo è l'impasto che dovremo ottenere, quindi morbido ma non troppo appiccicoso. Io vi confesso che ho aggiunto un altro po' di farina anche se non si dovrebbe. Ora lo metto in una ciotola, copro con un canovaccio e lo lascio riposare. Intanto possiamo preparare il condimento. Io ho questi meravigliosi funghi secchi, ragazzi, fanno un profumo davvero intenso, molto molto aromatico. Guardate che belli che sono, meravigliosi. Li vado a mettere in una ciotolina e copro con un pochino di acqua calda e intanto che loro si ammorbidiscono metto in una padella antiaderente i funghi champignon che avevo in congelatore. Quando mi capita di comprare tanti funghi li affetto tutti quanti e li conservo appunto in freezer così già tagliati, sono comodissimi e si mantengono perfetti. Aggiungiamo un pochino del nostro dado. Io vi metto come sempre il link alla ricetta nelle schede in alto, un pochino di olio, paprika affumicata, un pizzico di aglio in polvere, copro tutto e metto sul fuoco. Dopo qualche minuto aggiungo i funghi secchi che intanto ho tritato e lascio cuocere ancora un pochino.
intanto posso preparare gli gnocchi. Metto quindi un po' di farina sul tavolo e inizio a dividere l'impasto e formare i classici filoncini, che poi vado a tagliozzare sempre con la mia spatolina. E vado avanti così fino a finire tutto quanto l'impasto. E tada, guardate che belli i nostri gnocchietti! Qua sembrano un po' più gialli, in realtà dal vivo erano proprio arancioni, molto molto carini. Dopo averli cotti e scolati bene, li metto nella padella con i funghi e mescolo. Li vado proprio a mantecare con tutto il condimento. Sono saporitissimi così, non serve assolutamente aggiungere formaggi, panna e altri ingredienti, perché vi assicuro che erano squisiti. Il mio pranzo quindi è pronto, io sono super soddisfatta, questa è una delle rarissime volte in cui mi sono venuti gli gnocchi. In realtà pensavo mi venissero duri come al solito, perché proprio non mi vengono mai, invece questa volta sono proprio morbidi e gustosi. Oggi pomeriggio faceva un po' freddo, quindi cioccolata calda, la preparo con il nostro comodissimo mix già pronto, vi lascio il link nelle schede, è facilissimo da fare ed è stracomodo. Vado ad aggiungere solo del latte, sempre di riso nel mio caso, lo metto un po' alla volta così da non formare grumi e come tutte le cioccolate calde classiche basterà mettere sul fuoco, far arrivare a bollore e il gioco è fatto. Cioccolata calda pronta in pochissimi minuti, questa è comoda anche a colazione perché è davvero velocissima da preparare ed è troppo troppo buona. Io il mix l'avevo aromatizzato con un po' di cannella che ci sta benissimo. Per cena uno dei miei piatti preferiti, il curry di verdure. Ho scoperto questo piatto al ristorante indiano e me ne sono letteralmente innamorata. Potete mettere le verdure che preferite, ad esempio ci stanno benissimo le patate classiche e i broccoli. In una padella verso i funghi, i pisellini congelati, la zucchina, la patata dolce americana, cipollotto, aggiungo un pochino del nostro dado e acqua. Posso quindi coprire e mettere sul fuoco. Quando le verdure si saranno ammorbidite e l'acqua si sarà asciugata, posso mettere dentro il latte di cocco, la polpa di pomodoro, i fagioli cotti e scolati, un pizzico di sale, poi curry, zenzero, pepe, paprika affumicata come al solito e mescolo bene. Io mi sono dimenticata anche la curcuma che non manca mai, quindi mescoliamo e possiamo rimettere sul fuoco. Il tutto dovrà cuocere dolcemente e vedrete che in pochissimo tempo inizierà a sobbollire e diventare così cremoso. Intanto quindi che le verdure si cuociono, noi andiamo a preparare il riso. Io lo faccio al microonde perché mi trovo molto bene, mettendo in un contenitore che abbia il coperchio, mi raccomando, il riso basmati integrale e l'acqua. Il rapporto per il riso e l'acqua è di una parte di riso e due di acqua, quindi copro e cuocio a 500 watt per circa 15 minuti, però poi dipende un po' dal vostro microonde e anche dal riso che utilizzate. Il curry è pronto, vedete com'è diventato cremoso e ha preso anche questo meraviglioso colore un po' più aranciato, davvero molto vivido. È pronto anche il riso e possiamo quindi impiattare. In una ciotolina metto prima il riso che vado a disporre sia alla base che di lato e poi aggiungo sopra il curry. Completo con un pochino di basilico fresco e tritato, le forbici che abbiamo acquistato su Amazon le trovate sotto nella descrizione dato che ce lo chiedete sempre. Se avete il prezzemolo usate il prezzemolo perché ci sta molto meglio, io purtroppo non lo avevo e la mia cena è pronta. Non so a voi, ma a me questi piatti di origine indiana fanno davvero una gola pazzesca. Ci sono mille versioni in giro del curry. Magari se anche voi lo fate, ditemi cosa ci mettete e con che spezie lo profumate, che sono molto curiosa, nelle schede e nella descrizione. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima.